Grande partecipazione martedì alla Sala Cerere, all'assemblea pubblica organizzata dal Comitato Senza Acqua Enna. Al centro dell'incontro la crisi idrica che sta colpendo il territorio, con le nuove turnazioni che stanno causando gravi disagi alla cittadinanza e le azioni che il Comitato, prossimo alla Costituzione, intende intraprendere nell'immediato. Il comitato è nato da quel famoso video perché da quella protesta ci siamo conosciuti un po' e ovviamente ci accomuna la disperazione perché siamo in una situazione disperata. Il comitato si è fondato perché abbiamo necessità di farci sentire, nessuno ci ascoltava, nessuno fino a 10 giorni fa capiva bene quale situazione drammatica stiamo vivendo e forse era arrivato il momento di farlo vedere perché ci sono delle situazioni esasperate. Noi cittadini non ce la facciamo più, siamo veramente al limite delle forze. Io in questi giorni sono stata contattata da tantissime persone. Il comitato che si è formato su Facebook, che adesso noi provvederemo a costituirlo legalmente perché è nata questa necessità, vanta già quasi 4.500 iscritti nel giro di una settimana, 8 giorni, adesso più o meno quelli lì. Quindi adesso i cittadini di Enna stanno dimostrando di essere compatti e niente, porteremo avanti questa battaglia innanzitutto per riavere il nostro bene primario che ci è stato tolto e quindi di conseguenza ci stanno togliendo la dignità e poi soprattutto perché noi vogliamo fare chiarezza, vogliamo sapere chi ci ha ridotti in questo stato. Noi semplicemente non puntiamo il dito contro nessuno, però vogliamo che si faccia chiarezza su questa vicenda che ci ha veramente ridotti allo stremo delle forze. Si è inteso creare un gruppo di persone che liberamente si stanno associando e per risolvere un problema e per cercare di mettere di fronte alle proprie responsabilità tutti gli enti che ne sono interessati, dal gestore privato alle amministrazioni comunali riunite nell'ATI, a Sicilia Acque, alla Regione Sicilia, alle cabine di regia. Bisogna comprendere che è un'emergenza e come tale deve essere trattata. A parte, diciamo, la raccolta di firme per un esposto che la Procura valuterà, anzi credo che sia notizia di questa mattina che già la Procura autonomamente ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità sulla gestione dell'acqua, ma oltre diciamo, questo tipo di azione preme far rilevare quali sono le grandi responsabilità del gestore, ma anche dell'ATI che più di una volta ha chiuso un occhio di fronte ai gravissimi inadempimenti contrattuali di Acqua Enna. Mi riferisco in particolare al problema che sta, diciamo, attanagliando insieme alla crisi idrica ovviamente i cittadini, quindi siamo arrivati alla situazione paradossale per cui c'è il razionamento dell'acqua e le bollette salatissime. Queste bollette sono frutto di un inadempimento contrattuale molto grave da parte di Acqua Enna che ha violato le regole dell'ARERA sulla periodicità della bollettazione e questi elementi devono essere portati tutti al vaglio della magistratura.